a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi vorrei parlarvi di un prodottino che ho trovato davvero interessante, che è del marchio inglese low cost Barry M, famoso principalmente per i suoi smalti premiatissimi. Oggi invece vorrei parlarvi di questo prodottino, che è il contour kit, si chiama Flawless Chisel Cheeks, quindi letteralmente un prodotto che serve per scolpire e modellare i volumi del viso. Come vi sarete senz'altro accorte, ultimamente il mondo del make up sembra impazzito per il contouring e tutte le case cosmetiche promuovono, lanciano i loro kit. I due sicuramente prodotti di fascia medio-alta più amati, più corteggiati e più chiacchierati sono il kit di Anastasia Beverly Hills, che potete trovare su siti tipo Cult Beauty al prezzo di circa 50 euro, e ancor di più il kit di Kat Von D, che da quello che ho capito è il non plus ultra, il massimo che offre in questo momento il mercato, sia in termini di texture che di tonalità delle polveri, ma è di difficile reperibilità. E comunque sul sito rosesbeauty.com con il cambio praticamente viene a costare 76 euro circa, quindi una fucilata. Mentre stavo valutando se quindi diciamo fosse necessario oppure conveniente affrontare questo tipo di spesa, l'altro giorno mi sono ritrovata sul sito di esos.com di fronte a questo prodottino, che ha un costo di 8,99 euro. E siccome diciamo, ho letto rapidamente qualche review e le recensioni erano tutte positive, ho deciso di acquistarlo e quindi eccolo qui con me. E adesso ve lo faccio conoscere. Per quanto riguarda il pack, come vedete, si presenta in questa scatolina di cartone con la chiusura magnetica in stile Benefit per intenderci, e contiene 7,5 grammi di prodotto. All'interno, come vedete, ci sono tre polveri di tono abbastanza universale, e abbiamo una light powder che serve per illuminare, un bronzer che serve per scaldare, e una polvere diciamo di colore marrone scuro che invece serve per scolpire. Nella parte superiore, invece del tradizionale specchio, troviamo le istruzioni sulle posizioni di applicazione delle polveri, cosa sicuramente molto utile per i neofiti del make-up. Io ho utilizzato oggi in questo make-up solo questo kit, purtroppo mi dispiace che piove fuori, quindi non c'è una buona luce e non potete valutare bene il prodotto. Che cosa volevo dire? Mi sto impapinando. Che queste polveri sono di ottima sfumabilità, mi hanno colpito particolarmente per la texture, perché sono morbide, setose, lisce, e oltretutto, anche se nella confezione possono un po' spaventare i toni più scuri, in realtà swatchati e applicati risultano molto meno intensi. Comunque adesso andiamo a vedere ad una le polveri. Allora, il kit quindi si compone di una light powder che secondo le istruzioni va applicata sugli zigomi, sul mento e lungo diciamo per tutta la lunghezza del naso fino al centro della fronte, vi faccio vedere questa polvere swatchata. Io ovviamente ci vado un po' pesante perché così non rischio di non farvi valutare bene il colore. Allora, come vedete, è una polvere di colore avorio chiaro con sottotono giallo. È una polvere leggermente illuminante perché non è shimmer, non contiene glitter, ma aggiunge al viso una luminosità senza riflessi e illumina senza avere un effetto artefatto. È un effetto molto naturale e discreto ed è perfetta per fissare il correttore nella zona il correttore sotto gli occhi e per illuminare tutta la zona del contorno occhi. Ovviamente se volete poi sugli zigomi un effetto più strong, sicuramente potete o sostituirla o aggiungere sopra un illuminante più tradizionale, più che contenga quindi shimmer o glitter, come ovviamente preferite.
Per quanto riguarda invece il tono centrale, che è praticamente il bronzer, si tratta di un bronzer che per le secondo le istruzioni va applicato sulle guance, sul naso e sulla fronte, al centro della fronte. Questi sono quindi i punti colpiti naturalmente dal sole. Ora vi faccio vedere anche in questo caso la tonalità. Questo è più difficile da far vedere perché ovviamente è quello meno diverso dal colore della pelle. Ed è praticamente un marrone caldo, opaco, medio, anche in questo caso completamente matte, quindi non ha perlescenze e ha un effetto anche qui naturale sul viso. Mi piace tanto proprio perché ha un tono non molto caldo, quindi non è aranciato, come credo già potete vedere, è delicato ed è ideale da utilizzare anche come blush per i look più naturali. Io infatti oggi lo sto indossando come blush, non ho messo nulla, soltanto questo, insomma, sulle guance. Ed è un bel colore. Invece il terzo colore, che è il più bello, il più, diciamo, interessante se vogliamo, è il colore il dark brown, che è quindi questa polvere scura che va applicata nelle cavità delle guance per esaltare ed evidenziare gli zigomi, nonché sui laterali del naso per assottigliarlo. Io la utilizzo anche sulla punta del naso perché accentua l'effetto all'insù del nasino, e poi sull'attaccatura intorno al viso, all'attaccatura dei capelli. Questa polvere, che adesso vi mostro, ha il grande pregio di essere un marrone con sottotono grigio. Questo grigio crea sul viso delle ombre assolutamente naturali. Non è una cosa semplice da trovare, perché benché si sa che è necessario per contouring una polvere con sottotono grigio, in realtà in commercio troviamo spessissimo delle polveri invece aranciate. Questa invece è una tonalità perfetta per il contouring. Si vedono? Speriamo di sì. Sì. Entrambe no, sono tre, quindi entrambe non va bene. Tutte e tre le polveri sono sfumabili e modulabili, quindi potete costruire l'intensità desiderata. E sono solo leggermente polverose, ma basta semplicemente sbattere il pennello per togliere il prodotto in eccesso e favorire così la sfumatura ed evitare chiazze di prodotto. Un altro punto a favore è sicuramente la durata. Io l'ho già utilizzato questo kit e il risultato è durato fino a sera, ma comunque io utilizzo per prassi un make up fixer, che sia o il Claren o il MAC Fix Plus. Io non posso che promuovere questo kit perché è economico, funziona bene ed è facile da utilizzare, ed è secondo me un ottimo punto di partenza per sperimentare con questo tipo di prodotto senza spendere un capitale. Io spero di esservi stata utile. Vi volevo dire, se per caso potesse interessarvi, che il rossetto meraviglioso che indosso è l'Hollywood Cerise della collezione MAC Philip Tracy in edizione limitata, che sul sito è già sold out, però credo che in qualche punto vendita potete ancora trovarlo. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video, e ci vediamo alla prossima.